Allora ragazzi, però dovete avere pietà di me. Io ho appena finito di fare la live notturna, o meglio due live, ieri del Dark Andros Game Show, una puntata normale e la puntata speciale notturna, la maratona nerdana per seguire i Game Awards. Vado a dormire, mi sveglio ed è uscito il trailer di Avengers 4. Oh, vada apposta. Cioè, non ho fatto in tempo a fermarmi un secondo, che devo subito registrare un altro video. Allora, voi sapete che io non sono un fan particolare delle reactions. A meno che però non si tratti di un qualcosa che sto seguendo comunque con passione, che un qualcosa che ho veramente voglia di vedere. Come è in questo caso Avengers 4. Sono molto esaltato per questa cosa perché sono veramente curioso. Di vedere questo film e vabbè, in questo caso ovviamente di vedere questo trailer. Per cui mi sa che non dico più nulla adesso, non dico veramente più nulla perché prima voglio vederlo. E ce lo guardiamo insieme. Porcate. Non potevo non dirlo. Ah, subito così proprio. Peso. Ah, eccolo Lei è qua. acceso? Tony Stark, eh? Signorina Potts, se trovi questa registrazione, Nello non spazio, ha detto. rattristarti. La fine è parte del viaggio. La fine è parte del viaggio. Essere alla deriva nello spazio senza alcuna possibilità di salvezza è più divertente di quanto sembri. Cibo e acqua sono finiti 4 giorni fa. Minchia, è resistente. L'ossigeno finirà domattina. Eppure, quando mi addormenterò, tu sarai nei miei sogni. Carino. Sempre tu. Carino. Basta. Come farà signorina Potts a trovare quel messaggio? Marvel Studios, eccoli! Vai! Thanos ha fatto quello che aveva annunciato. Eh sì, sono cazzi da Ha cagare. sterminato 50% di tutti gli esseri viventi. Eh sì, e voi siete rimasti. Ah, Abbiamo perso tutti. Abbiamo perso amici, peso, familiari peso. e una parte di noi stessi. Eccolo, Combattiamo per la eccolo. sopravvivenza. Funzionerà, Steve. Lo so bene. Perché altrimenti non saprei che fare. È certo che lo sa, lui è Cap, cazzo. Endgame. Ah. Bam, bam, boom. Salve, c'è Sicuro. qualcuno in casa? Sono Scott Lang. Ci siamo conosciuti qualche anno fa, all'aeroporto, in Germania. Ero parecchio È un grosso. vecchio messaggio. Ant-Man! Ma questo lo sapete! Aia, È un aia. portone. Sono io! Mi aprite? È uscito da solo? Cioè, 24 aprile 2019. Ah, nonostante questo sia il primo trailer così per Avengers, cioè sono veramente, veramente euforico. Nel senso che sono. Cioè, mi è piaciuto come l'hanno fatto. Allora, mi è piaciuto il fatto che. Certo, non fa spoiler, ovviamente, che è buono e che va benissimo. Ho trovato più epico il trailer di Avengers Infinity War, proprio a livello di epicità. Però mi piace molto questo trailer, nel senso che mi fa vedere più o meno alcuni tipi di reazioni. Cioè, mi fa vedere pochissimo, però quel poco che mi fa vedere comunque mi soddisfa. Già mi dà un qualcosina in più. Ecco, magari io non avrei fatto vedere Ant-Man, anche se sono soddisfatto di aver visto Ant-Man, perché sarei voluto arrivare in sala completamente all'oscuro di come Ant-Man fa ad arrivare lì, perché succedono cose, no? In Ant-Man 2 succedono cose che alla fine ti fanno capire. Vabbè, non lo dico giusto perché magari qualcuno l'ha visto, l'avete visto tutti, comunque, insomma, vorrei capire come fa a tirarsi fuori da quella situazione Ant-Man, però è normale che debba
debba tirarsi fuori e partecipare, insomma, in questa fase finale. Ovviamente si vede poco Thanos, perché comunque se n'è già visto tanto nell'altro, si vedrà sicuramente nel film, anche se potrebbe anche essere, volendo ragazzi, che magari Thanos si vede meno in questo film, cioè che si vede solo alla fine, perché alla fine lui quello che doveva fare l'ha fatto, quindi potrebbe anche essere che questo Avengers 4, e lo dico, ripeto, sempre da ignorante teoria fumettistica, quindi semplicemente persona che fruisce dei contenuti Marvel al cinema ed esclusivamente al cinema, anche perché dovrei recuperare troppa roba e quindi ciao, però potrebbe anche essere che magari in questo film veramente questo film si concentri esclusivamente appunto sul piano, no, dei nostri eroi per cercare di salvare la situazione, e che Thanos si veda solo alla fine. O addirittura non si veda proprio, cioè si veda ma così, molto molto a spizzichi e bocconi, cioè tipo ah che bello ce l'ho fatta, anche perché lui quello che doveva fare l'ha fatto in Avengers Infinity War, spoiler, vabbè, ha fatto quello che doveva fare lì sul suo pianetone, non sa il cazzo dove, e quindi non avrebbe molto senso da parte anche dei fratelli Russo di concentrarsi ancora su Thanos, anche perché è stato il protagonista di Infinity War, per cui penso che questo film si giocherà tutto appunto su come trovare questa soluzione. E vabbè, se ne è parlato tanto, si è visto il fatto che forse ci sono questi viaggi nel tempo, no, perché si vedevano loro prima, si vedevano loro dopo in quelle foto leakate, no, online. Sono veramente veramente molto curioso. Ecco, io l'unico terrore che ho, ve lo dico, per questo film è che mi muoia Capitan America, cioè ho l'unico terrore che ho, non ho nessuna base per poter dire questo, però è un terrore che ho, ed è un terrore che mi tengo fino al 24 aprile del 19, quando andremo a vedere questo film. Io spero veramente di no, cioè piuttosto spero che tipo se ne vada in pensione, comunque cioè boh, non lo so, cioè farlo morire un po' mi seccherebbe. Chiaramente non penso neanche che Tony Stark muoia, sinceramente, cioè Tony Stark non penso che muoia, lui sono quasi sicuro che lo mettano in pensione, che torna, finisce tutto bene e se ne va con Potts in tranquillità, possibilmente con dei bambini, anche perché se non sbaglio, se non ricordo male, anche perché non è che sto, cioè questo qui è un video reaction, quindi non è che sto lì a prepararmi più di tanto, ma mi pare che ci fossero state dei leak, delle cose con Potts incinta, può essere, boh, non lo so, o comunque con già dei bambini, non mi ricordo male, scusate tra l'altro la voce non è il massimo, ma abbiamo finto di urlare tutta la notte, cioè finto di urlare nel senso che non potevamo urlare perché sennò altrimenti svegliavamo tutti i palazzi, perché abbiamo finito alle 6 di mattina e quindi ho questa voce un po' da tossico, però però sì, sono veramente preso bene. È chiaro che si tratta di un film con un tono diverso rispetto al primo. Ecco, il titolo Endgame, non male, non originale per un cazzo, perché comunque di Endgame ce ne sono un botto, soprattutto anche nelle serie TV, basti pensare a Star Trek Voyager, basti pensare a Buffy, ve ne potrei dire migliaia di serie televisive che finiscono con l'ultima puntata che si chiama Endgame, quindi Endgame non è magari il titolo che mi aspettavo, ma chi se ne frega, alla fine è un titolo, non è così drammatico, assolutamente, ci mancherebbe altro, però veramente mi piace molto, ripeto, quel poco che si vede comunque è sufficiente a tenerti l'hype e a fare in modo, insomma, che tu voglia vedere altre cose. Sicuramente prima del 24 aprile usciranno altri trailer, per cui figa. Per quanto riguarda Avengers, ci vediamo al nuovo trailer. Cante. Oh ragazzi, bene, spero che questa reaction vi sia piaciuta, non ne vedete tante di reaction sul mio canale, anche perché, ripeto, le faccio solo delle cose che veramente dico ok, questa cosa qui è enorme, facciamo una reaction, oppure mi piace veramente tanto, cioè, per dire, esce domani un nuovo film di Star Trek, ne faccio anche 8 di reaction, che sapete quanto io abbia Star Trek nel cuore, per cui spero che questa reaction vi sia piaciuta, vi ricordo di mettere mi piace, le solite cose, piuttosto ragazzi, importante, vi ricordo di seguirmi su Instagram, perché su Instagram si potete rimanere sempre aggiornati sulla croccantezza, anche perché nelle stories io posso mandarvi un sacco di aggiornamenti, cosa sto facendo, cosa sta per uscire, i post, siamo una bellissima community su Instagram, e inoltre su Twitch, basta che andiate su Twitch e scrivete Dark Andros e vi verrà fuori Dark Andros Official,
Dark Andros Official, che è il mio canale Twitch dove sto cominciando veramente a streamare in modo serio, per cui ci vediamo anche lì. Lì ovviamente per quanto riguarda just chatting, ovvero parliamo, ok? Ci saranno dei talk show dove parliamo e basta, ma ci saranno anche dei momenti dove giocheremo giochi che più ci piacciono, giochi anche particolari tipo City Skylines piuttosto che tanto tanto Super Nintendo. Ci vediamo lì assolutamente. Io ragazzi vi ringrazio, io sono Dark Andros e questo... Che cos'era questo? Cos'è un lifestyle flash? No, questo era un video croccante.